Se l'Umbria fosse un colore, sarebbe il verde delle sue vallate, declinato in tutte le sfumature possibili, una per ogni collina, montagna e foresta. Cuore verde d'Italia è lo slogan che identifica non soltanto le bellezze naturali della regione, ma la sua stessa essenza, fatta di luoghi, storie e tradizioni che ardono nel cuore dei suoi abitanti. È il 15 maggio e come ogni anno Gubbio celebra il patrono Sant'Ubaldo con l'evento simbolico della festa dei ceri. Già dall'alba la folla riempie le strade e le piazze della città. Migliaia di persone arrivate anche dall'estero per vivere con un misticismo impetuoso l'unicità dell'evento. L'evento principale della giornata è la corsa dei ceri. Sono proprio le persone le vere protagoniste. Il loro incitamento è fondamentale affinché i ceraioli riescano a portare a termine la missione di condurre le statue di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio fino alla vetta del monte dove sorge la basilica. Il compito dei ceraioli è così impegnativo da richiedere una grande motivazione, quasi da invasati, e una specifica preparazione tecnica e atletica per poter sorreggere i tre ceri in legno, ciascuno del peso di circa 300 kg. Lungo un itinerario che attraversa le strade della città, si compie così una corsa sfrenata, durante la quale i ceraioli si danno il cambio nei diversi tratti del percorso. Tra loro non c'è una vera rivalità. L'ordine dei ceri è prestabilito e va rispettato. Ma non sarà semplice riuscire a sostenerli senza compiere errori e senza fermarsi se non nei punti prestabiliti. La prima statua, quella del patrono, dovrà arrivare con sufficiente anticipo per poter chiudere la porta di Sant'Ubaldo prima dell'arrivo degli altri due ceri. Se sei un ceraiolo, non puoi smettere di sentirti tale ogni giorno, anche quando la festa è finita e le strade si sono ormai svuotate. È difficile descrivere l'essere ceraiolo. Nella sintesi potrei dire passione, anche se dentro c'è tutto: orgoglio, appartenenza, tigna, voglia di dare quello che sia dentro, sia a livello fisico che psicologico. Gubbio rivive con passione la propria storia, anche attraverso il lavoro dei suoi artigiani, tra i pochi rimasti a costruire le balestre, perpetuando così un'arte tradizionale. Il sapore antico dell'artigiano rimanda a un'epoca lontana, quando le armi erano forgiate dal ferro e le battaglie avvenivano a colpi di dardo. Inizio dall'anno 1000 nel primo Medioevo, seguita poi in tutto il Medioevo fino al 1400-1450, che poi c'è la scoperta della polvere da sparo. Per l'ultima domenica di maggio la città si prepara a un altro grande evento. Tamburi, costumi, sbandieratori e cortei sono la cornice del Palio della Balestra, una competizione sportiva che rievoca, con un tocco quasi magico, le antiche rivalità tra i quartieri. Suonate così velocemente
Andiamo tutti quanti fuori tempo. Credo che il palio della balestra lo si possa ancorare maggiormente al sapore della tradizione e non a caso è un evento che si ripete ogni anno da oltre 5 secoli. Alto, giro a sinistra! Arriva il capobanco! Ai limiti settentrionali della città antica, Gubbio ricorda il suo passato romano, con un teatro del primo secolo d.C. che, durante l'estate, diventa la scena di rappresentazioni classiche. Intorno, la campagna umbra. L'unica regione dell'Italia peninsulare priva di sbocchi sul mare ha un territorio meno condizionato dai commerci con il Mediterraneo, più legato invece alle tradizioni contadine e ai colori dell'agricoltura. Nelle sale del centro delle tradizioni popolari di Città di Castello rivivono le sensazioni della vita contadina, quando alla sera la famiglia si riuniva a scaldarsi davanti al fuoco. Un po' di pane fresco e un buon bicchiere di vino, per terminare la giornata soddisfatti, anche se stanchi. E il giorno successivo non sarebbe stato diverso da quello appena finito. La pelle segnata dalla fatica, il lavoro compiuto da mani instancabili, l'odore di terra bagnata, il profumo di alberi in fiore, il caldo scoppiettio della brace. Sono immagini e sensazioni che l'Umbria conserva con affetto nei racconti di chi da sempre lavora la terra, in un'epoca distante solo pochi decenni dalla modernità di oggi, quando era molto più frequente snocciolare il rosario prima di andare a dormire, ringraziando i santi attraverso la preghiera. Immersa nella Val Tiberina, Città di Castello è una piccola capitale dell'arte e della cultura, grazie ai lunghi soggiorni di artisti come Raffaello, Vasari e i Vitelli, responsabili della sua trasformazione da borgo medievale a città del Rinascimento, ispirata a ideali di bellezza. La tradizione artistica prosegue ancora oggi, nello scenario rinascimentale di Palazzo Albizzini, che dagli anni 70 ospita la collezione di Alberto Burri, uno dei maggiori protagonisti dell'arte contemporanea. La collezione di Burri si completa tra le mura dei capannoni, dove fino al 1978 si essiccava il tabacco. L'esposizione conta oltre 120 opere donate alla città dall'artista, grandi dipinti che proseguono la vocazione estetica della città.
l'alto corso del Tevere, la Val Tiberina ospita paesaggi boscosi e colline popolate di resti di fortificazioni medievali. Su un vertide svettano imponenti la torre quadrata e i torrioni circolari della Rocca, che fu costruita fra il 3 e il 400. Il restauro di metà Novecento le ha dato un nuovo ruolo di spicco nella vita culturale cittadina. Oggi conserva una collezione di arte contemporanea. L'arte è una presenza costante a Umbertide, come nella chiesa duecentesca di San Francesco, alla destra della quale fu costruita quella di Santa Croce. L'armonia dei solisti di Perugia, un'orchestra d'archi di rilievo internazionale, scivola sugli immutati pentagrammi del tempo. Arte, architettura e musica si fondono in un tutt'uno. Nella chiesa di Santa Croce, la gentilezza delle corde sfiorate dagli archi si armonizza così con quella delle opere di Luca Signorelli, dipinte con maestria 500 anni fa. Nel parco regionale del Lago Trasimeno, tutte le tonalità del verde dell'Umbria sembrano concentrarsi nella vegetazione delle isole e nell'acqua, su cui si specchiano le barche dei pescatori. Va bene. Dove sei stato? Il mestiere di pescatore ha rappresentato per secoli una voce importante nell'economia del Trasimeno, condizionando le tradizioni e la gastronomia della comunità. Anche se negli ultimi decenni la fauna lacustre è diminuita e ormai le barche vanno a motore, le tradizioni dei paesi non si sono lasciate nascondere dalle ombre di una modernità incapace di sciogliere il profondo legame tra le persone e il loro lago. Un legame rinsaldato anche nella tradizionale Sagra del Pesce di Passignano sul Trasimeno, dove è protagonista una padella di oltre 4 metri di diametro, forse la più grande del mondo. Verso le colline occidentali dell'Umbria, non lontano dalla Toscana, Città della Pieve è nata in un'epoca medievale su un'altura che domina i resti di antichi insediamenti etruschi. Il colore predominante è il rosso scuro dei mattoni, con i quali furono costruiti palazzi e chiese. La città natale del Perugino ha l'onore di conservarne importanti dipinti del primo Cinquecento, come il Battesimo di Cristo, custodito in una cappella della cattedrale. L'affresco con l'adorazione dei magi che decora l'oratorio di Santa Maria dei Bianchi è considerato uno dei suoi capolavori.
Nella chiesa duecentesca di San Pietro, il tempo ha in parte cancellato un'altra opera attribuita al Perugino, che ritrae Sant'Antonio Abate tra i santi Marcello e Paolo Eremita. Al centro dell'abitato, cinto da mura trecentesche, è situato un vicolo largo appena 60 centimetri, forse il più stretto d'Italia. Il nome Bacia Donne nasce dalla gestualità simile al tentativo degli uomini di rubare un bacio, loro malgrado, alle donne che incrociavano lungo il cammino. Negli ultimi anni il patrimonio dell'Umbria ha attratto un numero crescente di visitatori, ai quali è riservato l'aumento di servizi e di strutture per raggiungerla. L'aeroporto di Sant'Egidio, quindi l'aeroporto dell'Umbria, rappresenterà e sta già cominciando a rappresentare un punto di grosso sviluppo per il turismo religioso e non per questa regione. Arriveremo ad avere una pista da 2.400 metri che consentirà l'atterraggio di aerei importanti da 200 passeggeri sul medio raggio europeo. E l'aerostazione passerà dagli attuali 60.000 passeggeri ai 300.000 passeggeri, che sono il limite ottimale per questo aeroporto. Una comodità e una ragione in più per decidere di assaporare il territorio e tutte le ricchezze dei suoi luoghi. L'indiscutibile patrimonio che da secoli rende affascinante Perugia fa da cornice antica alla contemporaneità del jazz, le cui sonorità si incontrano qui dagli anni 70. Al pari degli effetti musicali, non c'è strada o piazza che non sappia arrivare dritta al cuore del suo pubblico e sorprenderlo, come nella vera e propria città sotterranea, sotto quella che era la Rocca Paolina, una fortezza voluta nel Cinquecento dopo l'annessione allo Stato Pontificio e demolita quasi interamente con l'Unità d'Italia. Anche oggi la piazza principale di Perugia vive attraverso le persone, così come in ogni città e paese d'Italia, dove eventi e manifestazioni si rincorrono quasi senza sosta. Piazze sempre in movimento, emblema dell'italianità e ogni giorno cassa di risonanza delle voci degli abitanti. Accanto alla cattedrale, dagli stili stratificati nel tempo, la Fontana Maggiore, simbolo di Perugia, è considerata un capolavoro della scultura del 200. L'arco etrusco, sopravvissuto a migliaia di anni con i resti delle mura lungo le strade e i vicoli della città vecchia, testimonia le origini antiche di Perugia, invitando a scoprire, quasi istintivamente, i suoi innumerevoli angoli nascosti. Vitalità, cultura ed energia sembrano trovare qui la migliore cornice urbana per espandersi in modo contagioso. Merito del carattere dei suoi abitanti, ma anche della grande apertura culturale seguita alla fondazione della celebre Università per Stranieri. Perugia è una città universitaria vivace perché ha una compresenza di studenti italiani e stranieri attestata storicamente da quasi un secolo. È anche vivace perché questa piccola regione ha saputo associare all'università manifestazioni culturali di ampio respiro. Una storia facile facile oggi. Atmosfera. Una casa in campagna. Una grande stanza. La stanza più grande della casa. La cucina. È inverno. Fuori è freddo, cade la neve, è freddo.
due persone sono nella grande cucina. Un nonno e il nipote, esatto. Il nonno legge il suo giornale, il nipote guarda i suoi giornaletti. Nel silenzio il bambino alza il visino, guarda il nonno e dice: nonno, che cosa mi racconti oggi? Perugia racconta con orgoglio una storia relativamente recente che narra la propria passione per la musica. Ristoranti, locali e club si riempiono di suoni contemporanei sull'onda del sempre crescente successo annuale di Umbria Jazz, uno dei più importanti festival del genere a livello mondiale. Le frontiere nazionali e i conflitti fra paesi, culture e religioni sembrano dissolversi ad Assisi, diventata con la sua storia un simbolo universale della pace e dell'unione tra i popoli. Nelle chiese di Assisi non è insolito assistere a eventi interculturali, come un concerto di shōmyū e gagaku giapponesi, intonati accanto alle sonorità dei canti gregoriani. L'unione veicolata dalla musica è un terreno comune sul quale costruire la pace e insieme ricordare le vittime dei terremoti. Il sisma del 1997 colpì duramente la basilica duecentesca di San Francesco, eretta dove il santo aveva scelto di essere sepolto, ora destinata a ritrovare la bellezza che le è valso il titolo di Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. La Basilica di San Francesco nel corso dei secoli, dato che si tratta di zona sismica, ha subito ben 27 terremoti. Quest'altro, ultimo, non è che sia stato forse il più forte, ma la Basilica aveva bisogno già prima di interventi. Le difficoltà sono state moltissime e c'è stata una commissione che ha lavorato in modo splendido, una unità di intenti di più di 300 operai, per cui abbiamo avuto dei risultati a quanto sembra estremamente importanti. Stiamo lavorando per recuperare sia i frammenti della vela stellata, sia la vela del Cimabue. I tetti di Assisi digradano lungo le pendici della collina, con un ritmo scandito dall'elevarsi dei campanili delle chiese e dominati dall'imponenza della Rocca Maggiore e della sua torre quadrata. Il profilo delle mura fortificate si staglia contro il verde ondulato delle alture circostanti e offre una vista suggestiva della Valle Umbra. Ai piedi delle colline, le costruzioni che nei secoli hanno circondato la chiesa di Santa Maria degli Angeli si sono sostituite alla selva isolata dove Francesco si ritirava in preghiera. Luogo francescano per eccellenza è l'eremo delle carceri. Circondato da una foresta di querce e lecci e immerso in quell'atmosfera spirituale e vicina alla natura che ispirò i celebri versi del Cantico di Frate Sole.
Francesco aveva rinunciato ai piaceri terreni per potersi avvicinare a Dio attraverso la contemplazione della natura. La sua laude celebra i fratelli Sole, Vento e Fuoco, le sorelle Luna, Stelle e Acqua e la Madre Terra, splendide manifestazioni universali dell'operato del loro creatore. I paesaggi dell'Umbria non possono che ispirare nei loro abitanti l'amore per la natura, permeata di quei messaggi di pace che viaggiano lontano, attraverso la vita e le parole di Francesco d'Assisi, lasciandosi accogliere nell'animo di chi si sente cittadino del mondo. Scendendo a sud di Assisi, lungo il corso del Tevere, i campanili delle chiese e la torre civica si ergono sull'abitato di Deruta. La cittadina è celebre per l'arte tradizionale della ceramica, portata avanti fin dal 300 e testimoniata dalla presenza di un museo che espone pezzi realizzati dal Medioevo fino all'inizio del Novecento. La lavorazione della ceramica non è soltanto una preziosa eredità storica. Dagli anni 60 l'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica è un punto di riferimento formativo per oltre 200 aziende sul territorio. E mentre il sole continua a illuminare la Valle Umbra, il paese di Bevagna vive una domenica non diversa da tante altre, con le campane che richiamano in chiesa bambini, genitori e nonni. Nessuna sorpresa per loro. Le strade del centro storico le conoscono a memoria e la vita quotidiana prosegue senza più farsi domande sul patrimonio storico cittadino. Ma non manca la certezza del valore estetico che li circonda. E molti sostengono che Piazza Silvestri, fulcro della vita cittadina e scenario di manifestazioni tradizionali, sia la più bella d'Italia. Manciata di chilometri di distanza da Bevagna, le porte e gli archi romani di Spello si sono inseriti nel patrimonio architettonico più recente come un prezioso anacronismo urbano. Qui il tempo sembra giocare tra l'eternità delle mura e la breve vita degli interventi d'arte che ogni anno, per il Corpus Domini, colorano e profumano le sue strade in occasione dell'infiorata. Dopo lunghi preparativi, in un solo giorno fino all'alba di quello successivo, la manualità di centinaia di abitanti dà vita alle opere progettate da grandi artisti. Un lungo tappeto di fiori che, come le tessere di un mosaico, indicherà il percorso della processione. Dal Duomo, il Vescovo è il primo a calpestare il tracciato floreale nel guidare in processione il sacro corteo. Le composizioni vivranno solo per poche ore, ma tutti le ricorderanno. I loro colori resteranno negli occhi degli abitanti, dei tanti ragazzi e delle migliaia di turisti venuti anche da lontano per vederli. E la natura parlerà alle persone di spiritualità attraverso il suo linguaggio semplice e profondo. Yeah.
L'infiorata del Corpus Domini è un evento unico che rinnova ogni anno la sua straordinaria capacità di riunire le anime dell'arte, della natura e della fede. Poche settimane dopo, in giugno, prende vita un nuovo emozionante appuntamento con la storia. Foligno apre la stagione delle feste estive sul territorio con la Giostra della Quintana, un torneo cavalleresco che rievoca quelli del Seicento. Tutto è pronto per richiamare lo sfarzo del barocco, dalle monete d'epoca ai preziosi costumi di sartoria confezionati con estrema ricercatezza. E allora che si accendano i riflettori su dame e messeri. Le competizioni tra i cavalieri, per determinare la fedeltà al proprio principe o alla dama, evocano un'antica tradizione locale e fanno rivivere la sportiva rivalità tra i 10 quartieri di Foligno. La giostra prevede che ciascun cavaliere compia un percorso a 8, attorno alla statua seicentesca di legno chiamata Quintana, infilando con la lancia i 3 anelli appesi al braccio destro di un simulacro, che nelle 3 corse consecutive diventano via via più piccoli, fino a raggiungere i 6 centimetri. È partito. Velocità e precisione sono le abilità che decreteranno la sconfitta o la vittoria del proprio quartiere. Per secoli, Montefalco ha lottato contro le comunità vicine di Bevagna, Foligno e Trevi per mantenere la propria autonomia e il controllo sulle culture specializzate. Da sempre il territorio e il paese vivono come in simbiosi tra loro. Gli edifici si adattano alla morfologia urbana, disponendosi in cerchio attorno alla piazza del comune. E da qui le strade discendono dall'altura verso le valli del Topino e del Clitunno, formando una stella che si armonizza con l'andamento del territorio circostante. La simbiosi con le campagne è legata alla celebrità dell'olio umbro e della produzione vitivinicola. Una delle massime espressioni del vino italiano è il Sagrantino di Montefalco. Sagrantino e Grecheto sono due antiche varietà presenti in Umbria da almeno 500 anni. Il Grecheto appartiene alla famiglia delle uve greche, mentre il Sagrantino è un'uva misteriosa, un'uva di cui ancora non conosciamo la sua origine ed è arrivata a Montefalco almeno 500 anni fa. Da diversi anni, Montefalco trasforma i luoghi della produzione del vino in una festa da degustare in compagnia. L'evento Cantine Aperte permette di apprezzarne le caratteristiche tra gli scenari ricchi d'arte dei borghi storici. Il tutto accompagnato da musica di ogni genere e allegria. Nel ricordo del poeta Giacomo Leopardi, Trevi si offre allo sguardo come una città luminosa e serena a forma di chiocciola, i cui tetti si librano nell'aria, sulla cima ventosa che con gli edifici più esterni sprofonda come in un incantesimo nella valle. Sul monte che domina la pianura, con i suoi fertili terreni a uliveto, la città vecchia è circondata da un anello di mura che racchiudono un compatto tessuto urbano di edifici medievali. Ma la storia dell'arte non si è fermata
e prosegue fino alle creazioni degli artisti contemporanei. All'interno del prestigioso Palazzo Lucarini, il Flash Art Museum ospita mostre periodiche di arte contemporanea, accogliendo le opere di artisti di fama internazionale. Lo spazio espositivo esplora diverse espressioni dell'arte, accomunate da una studiata capacità di essere sempre e comunque attuali, indipendentemente dal contesto storico. Dall'arte contemporanea a quella culinaria, il passo è più breve di quanto si possa credere, soprattutto se a mettersi in mostra sono i piatti tipici della cucina umbra. I piatti che rappresentano meglio la nostra regione sono quelli comuni a base di legumi, sono quelli a base di verdure che sono tipiche proprio del nostro territorio e che poi vengono da noi rielaborate. Faccio alcuni esempi, per esempio, della mia cucina, che sono il brasato di capriolo con funghi, porcini e menta. Faccio dei filetti con pinoli ed uva sultanina e poi facciamo la classica palomba alla iotta, che è un palombaccio selvatico che viene cotto proprio in questa salsa che è a base di cacciagione. La scoperta dei tesori dell'Umbria prosegue verso ovest, a Todi, dove la chiesa cinquecentesca di Santa Maria della Consolazione annuncia una città antica, fondata in epoca etrusca. Il borgo è investito da un'atmosfera medievale, resa concreta dagli edifici costruiti nel periodo del massimo sviluppo cittadino. In direzione del Lazio, le acque del Tevere scivolano rapide attraverso ambienti naturali ricchi di fauna e di vegetazione, tanto importanti da essere protetti da un parco naturale. Per un breve tratto la valle si allarga e assume i contorni frastagliati del lago di Corbara. A ovest del bacino artificiale, le rosse pareti di tufo a strapiombo sui vigneti sorreggono e difendono gli edifici di Orvieto, una città antichissima e avvolta in un'atmosfera misteriosa, nata e cresciuta in simbiosi con la roccia. Nel centro antico conserva uno dei capolavori dell'architettura medievale italiana, il celebre Duomo, costruito in 400 anni dalla fine del 200. L'interno è decorato in modo splendido da affreschi del 400. Nelle cappelle laterali, arricchite da oro e pietre preziose, la profonda semplicità del Beato Angelico si affianca ai contorni netti di Luca Signorelli, in cerca di una visione d'insieme che armonizza pittura e spazi architettonici. Si narra che il Pozzo di San Patrizio fosse un luogo mistico, simile al baratro dove il patrono d'Irlanda si purificava dalle proprie colpe. Il Pozzo di Orvieto è stato concepito nel 500. In molti discendono le due scale a chiocciola, adatte a essere percorse anche dagli animali da soma per il trasporto dell'acqua. Nell'area meridionale dell'Umbria, verso Terni, paesaggi dalla natura intatta fanno emergere piccoli borghi ammantati di storia. Amelia sarebbe nata più di 3.000 anni fa, senza mai essere abbandonata. Da oltre 10 secoli spicca il campanile del Duomo,
dalla particolare struttura a 12 facce. Anche Narni vanta origini antiche. Sopravvissuta ad assedi e battaglie, le sue strade e i palazzi continuano a raccontare una lunga sequenza di epoche e vicende passate. L'antico tracciato della Via Flaminia Romana attraversa tutto il paese di San Gemini ed è l'asse principale nel quale convergono le vie strette e intricate tipiche del borgo medievale, costellate di edifici storici e intervallate da piazze rese riconoscibili dalla presenza delle numerose chiese, come quella di San Francesco. Nei dintorni di Cesi si aprono i paesaggi della Conca Ternana, punteggiati di chiesette e monasteri, ora in posizione panoramica e difesi da mura, ora quasi nascosti nel silenzio dei boschi. Il territorio è ricco di testimonianze del passato e sembra giocare a far scorrere all'indietro le lancette della storia. Gli scavi di Carsule raccontano l'importanza del territorio in epoca romana, quando era attraversato da vie strategiche per il commercio. Della zona i romani apprezzavano anche i poteri curativi delle acque termali che sgorgano dalle fonti della vicina San Gemini. Anche Terni, città relativamente grande e moderna, conserva la propria storia e i monumenti che la raccontano, come la basilica intitolata a uno dei santi più conosciuti e celebrati dagli innamorati di ogni età, San Valentino. Chi era San Valentino? San Valentino è, secondo la storia che poi si frammista la leggenda, è il primo vescovo della città di Terni. E siamo intorno alla prima metà del secondo secolo dopo Cristo ed è vescovo e martire. Martire perché in seguito alla persecuzione dei cristiani è stato martirizzato e poi il suo corpo da Roma è stato trasferito qui a Terni, che conserviamo nella cripta sottostante la mensa dell'altare. Perché patrono degli innamorati o patrono dell'amore? Perché la tradizione, la leggenda racconta che San Valentino curava in particolare la preparazione dei fidanzati al matrimonio e usava benedire le nozze e consegnare una rosa rossa che possiamo ammirare sulla vetrata della facciata della chiesa. Dall'Ottocento l'industrializzazione ha allargato notevolmente i confini di Terni, la cui economia ruota attorno alle acciaierie e agli impianti chimici. Ma quella che è stata definita la Manchester italiana ha una doppia anima. Alle strade ampie dei nuovi quartieri affianca gli antichi assi viari del centro storico, dove da 2000 anni sopravvive l'Anfiteatro Romano, un palcoscenico suggestivo che ospita ancora oggi concerti ed eventi culturali. Poi basta uscire da Terni verso est per essere nuovamente affascinati dalla forza della natura. La cascata delle Marmore copre con tre salti un dislivello di oltre 160 metri. La cascata fu definita da Lord Byron un'impareggiabile cataratta spaventosamente bella.
lottare lungo la corrente e seguirla senza farsi travolgere dal suo impeto. Il torrente alla base della cascata è anche questo, un paradiso per il rafting e la canoa. I monumenti sopravvissuti ad assedi e terremoti raccontano che Cascia fu il centro politico e culturale del territorio a oriente di Spoleto e la città natale di Santa Rita, alla quale è intitolata la basilica costruita nel Novecento sui resti della chiesa agostiniana, dove la santa era morta 5 secoli prima. Il terremoto del 1328 colpì anche Norcia. Oggi sono più che altro le mura a testimoniare il suo lontano passato di libero comune medievale. Norcia è nel territorio umbro del Parco Nazionale dei Sibillini, un'area sensazionale per la varietà e la qualità dell'ambiente. Dagli oltre 1400 metri del borgo di Castelluccio, lo sguardo abbraccia i colori e gli alberi del più grande bacino carsico chiuso d'Italia, sormontato dalle vette più alte della regione. All'inizio del mese di giugno, papaveri, fiordalisi, narcisi e fiori della lenticchia trasformano l'altopiano in un'esplosione di colori e profumi. Mancano superlativi sufficienti a descrivere lo splendore di Spoleto e il suo valore artistico. Dall'imponenza della rocca che troneggia sulla città alla grandiosità del ponte acquedotto delle torri, fino alla pura bellezza del Duomo. Dal 1958 si danno appuntamento qui i migliori artisti internazionali che attraverso la musica, la danza, il teatro, il cinema e le arti visive partecipano al grande evento annuale del Festival dei Due Mondi, orchestrato con maestria da Francis Menotti, figlio del fondatore Giancarlo. Il senso artistico del festival è l'artista stesso. Il mio lavoro è di dare all'artista un prodotto da portare qui e lasciargli fare la sua arte, lasciargliela creare con pochissime limitazioni e fare in modo che l'artista possa esistere e vivere per 3 settimane come se non ci fossero problemi, celebrando l'arte e facendo una magnifica festa, senza preoccuparsi di tutte le altre cose che gli stanno intorno. Il concerto conclusivo in Piazza del Duomo di Spoleto è davvero meraviglioso. Voglio dire, è un appuntamento che non può mancare nel calendario degli italiani e dei turisti da ogni parte del mondo. È un evento che tutti quanti aspettano e la piazza in quel momento sembra ancora più bella e più grande. Quando gli orchestrali prendono posto davanti alla cattedrale e il maestro sale sul palco per iniziare il concerto è indimenticabile. Non esiste niente di simile in tutto il mondo. Il festival diventa così una metafora del territorio, per la sua capacità di accogliere le massime espressioni di arte, passione, natura e tradizione che rendono senza tempo la bellezza dell'Umbria.